Nella Biblioteca Comunale dei Nobili di Catanzaro si è tenuta nei giorni scorsi la presentazione del libro Congiure e complotti da Machiavelli a Beppe Grillo. Vi ha partecipato il professore Alessandro Campi, docente all'Università degli Studi di Perugia e direttore della rivista di Politica, che ha curato il volume insieme a Leonardo Varasano. Congiure ci sono, appunto, la storia d'Italia lo dimostra, abbiamo molte pagine che vengono definite oscure, nere. Ci sono segreti nella storia dell'Italia repubblicana e non solo. Il problema qual è? Il passaggio da questa verità all'idea che la storia politica di questo paese sia un eterno complotto. Quello che noi cerchiamo di fare nel libro è appunto di distinguere tra congiure e complotti, cioè tra fatti anche tragici che nella vita dei popoli possono capitare, noi ne sappiamo qualcosa, al complottismo, cioè l'idea che in realtà ci sia un potere occulto e segreto che permanentemente opera contro i cittadini. Spesso per ragioni che poi nemmeno si comprendono bene, bisogna anche capire perché il potere ha questo bisogno spasmodico di volere il male delle persone su cui esso viene esercitato. In Italia ha avuto molto corso una teoria politico-giornalistica, storiografica, quella del cosiddetto doppio stato, che secondo me proprio incarna questa idea un po' malsana, tale per cui, appunto, nella visione dei teorici del doppio stato, l'Italia sarebbe stata governata da uno Stato apparente o legale, quello per il quale i cittadini votavano alle elezioni, e poi in realtà gestito nel concreto da uno Stato parallelo, ovviamente occulto, manovrato dai servizi segreti, in combutta con poteri finanziari, condizionato da poteri esterni, gli americani, la CIA, ognuno ci metta quello che gli pare, che sarebbe stato il vero potere, ed è il vero potere che avrebbe operato la strage di Portella della Ginestra, dentro ci sta Ustica, dentro ci sta Licio Gelli, dentro ci sta la strage di Piazza Fontana, naturalmente l'assassinio di Aldo Moro. E però il risultato qual è? Innanzitutto quello di far passare la storia dell'Italia repubblicana come una storia tutta al nero, come una sorta di storia politico-criminale, che se presa sul serio da parte dei cittadini, poi si risolve in che cosa? Nella delegittimazione completa delle istituzioni. Se io veramente sono convinto che lo Stato repubblicano sia stato gestito da una banda di criminali, l'unica cosa che posso fare è o andare via dall'Italia o sognare che si faccia una rivoluzione. Ripeto, questo non vuol dire che non ci siano stati momenti oscuri nella storia di questo paese ed è bene cercare di fare luce il più possibile in chiave storica, giudiziaria e politica. Il problema appunto è abbracciare una visione complottista, come tale paranoica, della storia e della politica, ed il libro è costruito esattamente su questo. Accettare che ci possono essere le congiure, perché la lotta politica poi non è sempre pulita e cristallina, e appunto però mettere in guardia dall'idea che il potere sia un complotto eterno e permanente. Purtroppo quest'ultima è un'idea che si è molto radicata nella cultura di massa degli ultimi anni e io la trovo dannosa per la cultura democratica, non soltanto dell'Italia ma di ogni paese, perché se i cittadini veramente si convincono che il potere è sempre comunque qualcosa di cui bisogna diffidare, viene meno il presupposto su cui vivono le democrazie, che è la fiducia e la legittimità.